È stato un equivoco. Avrò dei difetti, ma non sono un mandrillo ne che corre dietro un altro a tutti. giorno, abbiamo molto da fare adesso. Non tengo nada. Ehi, Bata, a tuo padre scoccia se andiamo al bar? No, è d'accordo, solo non vuole cacciare la gente per far provare noi quello che è. E ha ragione. Ovvio. Deve lavorare. Però, sai, a me sembra un'ottima idea. Prova generale aperta con tutta la gente. Fichissimo. E spero che nessuna ragazza ti guardi troppo, altrimenti ti giuro che la caccio a pedate è spettacolo. Ah, oh, senti. No, dai, viva gli sposi. No, no. Ragazze, scusatemi, io sono stata ingiusta. Mi avete aiutata con faccia, io vi ho trattato male. Va bene, non preoccuparti. Sì, grazie. A forza di lucidarlo, lo consumi quel piatto. È vero, ma è che vorrei che assomigliasse anche solo un po' alla batteria che mi hanno portato oggi. Che restituirò. Come, come? No, 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 non può restituire quella batteria, sì, è una meraviglia. Sì, la devo restituire perché è un regalo di Malala e lo sai, no, che mia madre la detesta. Non cosa lo sopporta. Salve! Come stanno i miei tesori? Salve, guardate titina. Che vi ho portato. Ciao, così non andrete a lavorare con la pancia vuota. Questa sì che fame. Ehi, che buono. Voglio parlarti. Che c'è? Questa batteria, se la vuoi, tienitela pure. Se invece la vuoi restituire, per me giuro che è assolutamente la stessa cosa. Ma è una decisione solo tua, Bata. Tu lo sai quello che devi fare. Io non ci voglio entrare nei tuoi imbrogli. Delfina, mia cara, devi sistemare le cose con Federico una volta per tutte. Basta stupidaggini, ti prego. Perché devo andare io? Perché devo sempre andare io? Che venga lui se lo desidera. Ma in questi casi c'è sempre qualcuno che deve cedere per primo, capisci? Altrimenti nessuna coppia durerebbe. E in questo caso la colpevole sei tu, cara. Ah, io? Sì, tu, amore mio, sei tu. E sai perché? Perché sei ossessionata da quella ex verduraia. Non devi metterti al suo livello. È come mettere a confronto un cigno con uno scarafaggio. Sì, ma la colpa è solo sua. Lui è il colpevole. Non sai come mi ha trattata, mamma. Non sai le cose che mi ha detto. Mi tratta come se io fossi la serva e la padrona Flor. Beh, il fatto è che è stanco della tua gelosia, delle tue persecuzioni, è ovvio. E io sono stufa, stufa delle sue umiliazioni. Sono addirittura trasparente ai suoi occhi. Mamma, io credevo che mi amasse, ma ora so che non è vero. Io non esisto, non gli importa niente di me e sto male. Oh, Delfina, amore mio, è normale che quando veniamo lasciati abbiamo il morale a terra. Tesoro, tu devi fare qualcosa per risollevare la tua autostima. La mia autostima? Sì, hai decisamente ragione, mammina. Delfina, io... Delfina, cara, che cosa vuoi fare? Conosco quella ragazza. Pedro? Pedro, non mi dire che stai scappando da me, mi offenderai moltissimo. Le serve qualcosa? Sì, ho bisogno che ti rilassi un pochino. Non sopporto che stiamo così distanti. È così che deve essere tra l'autista e la fidanzata del suo padrone. Sai, a questo proposito vorrei chiarire una cosa. Non sono più fidanzata con lui. Ora sono sola. Ci siamo appena lasciati. Ma sono cose che non deve comunicare al personale, quindi mi scusi. No, non mi trattare come se fossi un'estranea, per favore. Perché non ce ne andiamo a fare un giretto e ci distraiamo un po' invece, eh? Non voglio ricadere nel suo gioco. Non crederai che ti lasci scappare. Signorina Greta, salve. Mi dà il pomeriggio libero? Domenica scorsa ho lavorato, si ricorda? A Greta non fallire memoria, però io chiederei perché così poco prima tu avvisare Pedra. Vede, è che mia madre mi ha chiamato disperata, gli manco molto. Ah, sì. Certo, io capire, però... Però casa Fritz Walden non poter restare senza autista. Greta, per favore. Scusi, mi scusi se mi intrometto, ma trovo che non ci sia niente di male se si prende il pomeriggio libero. Se servisse, Federico o mia madre possono guidare. Deve chiedere permesso a Herr Federica, sempre e comunque. Mi sembra che non sia il caso di disturbarlo per questo, no? Vai, Pedro, avverto io, Federico. Vai. Va bene, molte grazie. Mi cambio e vado. Vai. A me non piacere prendere decisioni senza permessa di Herr Federica. Bisognerà di scapparmi. E stai su, amico, forza, usciamo questa sera, dai.
No, Mattias, smettila, non insistere, non mi va di uscire. D'accordo, d'accordo, va bene. Sai una cosa? Resta chiuso qui dentro un altro po' come una lumachina a penare d'amore. Poi chiama Delfina, rimettiti con lei e sii felice se puoi. Perché mi prendi in giro? Non mi sento male, anzi, tutto il contrario. Non mi pento di aver chiuso con Delfina, ma mi sento strano. Non capisci? La conosco da una vita, siamo usciti insieme per 2 anni e improvvisamente chiudo e mi sento benissimo. Ah, ti senti benissimo? Non si direbbe affatto. Non fare lo scemo, non prendermi in giro. C'è qualcosa che non mi quadra. Io adesso dovrei essere immerso nel lavoro, per esempio. Dovrei lavorare come un matto per distrarmi e invece è il contrario. Mi sento un irresponsabile perché penso di andare a divertirmi. Non sarà forse che ti senti libero? Sorpresa. Ma che fa? Vengo con te, dovunque mi porti. Va, va, ti la smetta con questa pazzia. Oh, non è una pazzia. Stai tranquilla. Voglio stare con te, lontano da tutto e da tutti. Io non sono il giocattolo di nessuno, signorina. Io non sto giocando, Pedro. E chiamami Delfina, ti prego. Perché sei così bella? Da impazzire. Delfina! Che cosa stai facendo, sciagurata? Mamma, ricordi il consiglio, risollevo la mia autostima. Andiamo, Pedro. Vieni qui, stai fermo tu, torna qui, Delfina! Quelli che ho visto uscire erano Delfina e l'autista? No. Come no? Beh, sì, sì, in realtà sì, era l'autista che sta portando Delfina a comprare degli antiallergici. Non si sa mai, no? Ma com'è possibile? Scusa, Greta, non gli ha dato il giorno libero? Sì, 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 certo, è libero. L'accompagna in farmacia, lascia lì Delfina e dopo lei prende un taxi per tornare. E ti faccio una domandina, era molto tempo che stavi lì in piedi? Allora te la faccio anch'io, perché me lo chiedi? No, 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 per niente, ero solo curiosa, sai com'è. Curiosa? Sì. Però anche molto nervosa. No, no, per niente. Sì. 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 Non sarà perché Delfina torna da sola? No. No, Federico, in realtà è perché sono... Che? Molto angosciata. Per il vostro litigio. Mi puoi capire? Senti, Manana, è un problema nostro e non mi piace che altri si intromettano. Hai ragione e non lo farò. Voglio soltanto sapere una cosa. Che? Tornerete insieme. Senti, Federico, ti chiedo un favore. Voglio che tu sappia che la mia Delfina, poverina, è distrutta, disperata. Lei sta soffrendo molto. Lei ti ama con tutto il suo cuore. Non ha occhi. Che per te, lo sai? Dimmi cosa vi è successo, vita mia. Non lo so. Non lo so bene neanche io. Beh, se tu mi aprissi un pochino il tuo cuore, io potrei aiutarti. Malala, te lo chiedo per favore. È un problema nostro, è molto recente, chiaro. E sì, vorrei risolverlo da solo. È possibile? Sì, ho capito. Grazie. Sì. L'unica cosa che voglio che tu sappia è che se hai qualche problema, qui c'è la tua mamma. Lo so e te ne sono grato. Ora, scusa, ma devo prendere una cosa in macchina. Sì, vai pure. Grazie. Quella ragazza è un kamikaze! Mi farà venire i capelli verdi dallo spavento e dal dispiacere! Ehi, dico, guarda, stai attento, si rovina, prendila da sotto. Ah, ma no, sei proprio ecco, esagerato, lo sapevo. Neanche stessi toccando la tua ragazza. Me la rompi così! Ehi, ragazzi, Nata ha fatto la furba, se n'è andata quando c'era da faticare. Ma alla fine non ti ha detto che... Guardate cosa ho portato, Ovetti. Ecco, tieni. Pronto? Pronto, Raul? Sono Malala, come stai, caro? Senti, stavo pensando che questa sera potrei venire al bar, così possiamo parlare un poco. Che ne pensi? Scusa, Maria Laura, ma questa sera è un po' complicato. Ti dispiacerebbe se rimandiamo a domani? Sì, sì, non c'è problema. Un bacino, eh? Non ci posso credere, così Federico era un fanatico di Charlie Garcia. Sì, sembra di sì, visto questi adesivi. Me ne dai uno, Maya? Sì, prendi quello che vuoi. A me non piacciono. Salve, ragazzi. Ciao, come va? Ciao, Salve. Ho il furgoncino, quando volete. No, 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 posso parlarti prima? Sì. Vi chiamo io, eh? Vieni, papà. Raul esce con un'altra, lo so. Con un'altra più bella. E più giovane. E anche più magra. Oh, no, no, no. No, per l'amor del cielo, morirò. Morirò, sì. No, 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 no. Ah, ma prima io lo faccio fuori, Senti, papà, io ti volevo dire che Malala mi ha regalato una batteria bellissima per far arrabbiare mamma. Io non ne sapevo niente.
Non lo sapevi? Adesso capisco perché mi ha fatto tutte quelle domande su cosa ti piace e poi... Beh, allora dille che io non mi faccio comprare e le restituisco la batteria con nastro, carta e tutto. No, Damian, fai bene. E Maria Laura avrebbe dovuto parlarne prima con me. Va bene, e un'altra cosa. Cosa? Malala verrà al bar stasera. No, sta tranquillo, no. Guarda che ho detto a mamma di venire. Sta tranquillo, ho detto che non verrà. Maria Laura non viene. In fin dei conti, Raul, brutto stupido, chi sei tu per osare mollare Malala Torres Oviedo? Oh, non credo che a Federico possa dispiacere se porto questi quattro stracci da provare nella sua stanza, non è vero? Ah, ci riuscirò, ci riuscirò, ci riuscirò!